EOS 2023. Però vedete Andrea Castellani, cioè uno dice come mai Andrea Castellani EOS 23? A parte il fatto, una cosa importantissima, che nel settore fieristico italiano c'è grande cooperazione. Non si concepisce nessuno come competitor, ma colleghi che si lavora per lo stesso identico mondo, per portare avanti tutto quello che di buono sta dietro all'universo della caccia dal punto di vista culturale, sociologico ed economico. Quindi Patrizio e Andrea collaborano in mille piani e infatti ecco che vediamo proprio a EOS Caccia Village con Andrea, che sono investitori e all'interno della fiera EOS per promuovere Caccia Village, e poi sarà viceversa, giusto? Sì, con sì, sì, allora Andrea, cosa ci sarà quest'anno? Perché adesso EOS oramai è nel suo cuore, è stato un successo e dimostra come questo mondo ci volevano per mezzi morti, ci volevano per Debolucci, invece è stato un successo clamoroso da tutti i punti di vista. Quindi, ma l'avevamo già visto l'anno scorso a Caccia Village, che era stato una cosa incredibile, record di pubblico, record di presenze, record di tutto. Quest'anno dovrà essere ancora meglio. Assolutamente sì, intanto ne approfitto, riparto da quella bella live che abbiamo fatto qualche giorno fa con te per ringraziare EOS, per ringraziare Patrizio per questa bella collaborazione tra Caccia Village e EOS. Noi ripartiamo da dove ci siamo lasciati lo scorso anno, da una fiera con 32.000 ingressi, da una fiera molto matura da un punto di vista commerciale e estremamente divertente per tutte quelle che sono le attività che andremo a fare insieme. Certamente, io quest'anno vi dico subito che terrò un corso anche su quanto concerne la sicurezza a EOS, che è una cosa importante. Sono in calo gli incidenti di caccia video, sono in calo gli incidenti di caccia e questa è una buona cosa, ma devono azzerarsi ragazzi, quindi è importante tornare a parlare tanto di sicurezza passiva, attiva, e ci vedremo. E poi ci saranno mille altre cose, perché c'è un aspetto che è importante, che caratterizza da sempre Caccia Village, ed è l'aspetto culturale. Si fa tanta cultura, ci divertiamo tantissimo, faremo tante attività, tanti corsi di formazione, corsi di aggiornamento, tanti approfondimenti insieme a tutti i nostri testimonial. Ci sono le linee di tiro, dove esatto, a 200 metri c'è la possibilità di provare i fucili che sono in esposizione. Ci sono i nostri amici Raniero Testa e Davide De Carolis, che faranno degli spettacoli bellissimi. Certo. E la nuova sezione Cibo Selvaggio, che è stato un successo l'anno scorso incredibile, quest'anno deve esplodere ancora di più. Quest'anno è anche espositiva, quindi ospiteremo delle aziende che presenteranno i loro prodotti e come brand ambassador, come direttore artistico, avremo Igles Corelli. Igles Corelli, avete capito chi è? Quello su Gambero Rosso, eccetera, del super mega famosissimo chef stellato, simpaticissimo tra parentesi. Cosa sono sti flyers che sono nelle mani? Allora, li potrete trovare, intanto è possibile scaricarli nel sito www.cacciavillage.it, sono 5 euro di riduzione, li potrete trovare nelle armerie e in tutte le vostre associazioni venatorie. È uno sconto per il Caccia Village, 12-14 maggio. Come sempre partiamo il venerdì pomeriggio, parcheggio gratuito, vi aspettiamo a Bastia Umbra. E c'è una roba quest'anno che non è merchandising, ma diciamo essere, e non è neanche essere brandizzati, è diventare testimonial di un mondo e di un universo con delle figate, perché sono belle, io le metto sempre, che hanno cominciato a fare anche una cosa, ecco, si definirebbe tecnicamente lifestyle. Ecco, le magliette, le cose legate a Caccia Village, molto molto bello. Come molto 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 bello e tutte le altre cose che sono state fatte, anche i collari per i cani e in più il nuovo fantastico logo che racconta il nostro mondo da tutti i punti di vista, quindi la passione, l'autunno, la vita selvaggia e quello che è il modo di vivere differente dei cacciatori con la testa e il rispetto nel cuore per la natura. Andrea, grazie di cuore. Grazie a te. Ci rivediamo e buona vita a tutti.